Tra le varie novità, Apple ieri ha presentato iOS 11. Che dire? È semplicemente fantastico. Bentornati sul canale di FulcroTech. Oggi andremo a vedere nel dettaglio, per quanto riusciamo, se non il video si va a dilungare troppo, iOS 11. In questo video in particolare tratterò l'iPhone, in quanto per la prima volta c'è una divisione tra iPhone ed iPad, in quanto le due versioni hanno delle differenze. Ed era anche ora finalmente che l'iPad si iniziasse a differenziare. Purtroppo il mio iPad non è ancora pronto, sto ancora scaricando l'aggiornamento. Sta di fatto che tra qualche giorno riuscirò a fare anche il video per l'iPad, quindi questo qua riguarda solamente le novità inerenti all'iPhone. Quindi senza perderci in chiacchiere andiamo un pochino a vedere le varie novità. Partiamo con la prima funzionalità nuova, che non è la più importante, però è quella che vi posso far vedere fin da subito, ovvero che lo schermo, come potete vedere, si può registrare. Questa volta vi basterà abilitare un toggle dalle impostazioni, non c'è bisogno di applicazioni da terze parti, insomma è stato integrato nel sistema operativo e questa cosa mi è piaciuta assai. Adesso andiamo avanti con magari le features che interessano di più. Partendo a livello estetico, nella home screen troviamo una status bar rinnovata. Ora, ci sarà questa barra blu tutto il tempo, purtroppo, durante la registrazione. iOS è fatto così, però insomma, purtroppo mi tocca. Dunque, come abbiamo visto nella parte in alto, troviamo delle nuove icone della status bar. A sinistra troviamo le nuove barre per il segnale, le preferisco rispetto ai vecchi pallini, mentre sulla vostra destra troviamo la nuova icona della batteria, anche questa qua rinnovata. Personalmente mi piacciono molto di più queste nuove icone, che però mi vanno leggermente a ricordare la MIUI. Non lo so perché mi fa questo effetto, però vabbè, non importa. Nella parte bassa nella dock vediamo che sono sparite le etichette, quindi non vedremo più i nomi dell'applicazione finché saranno nella dock, anche questo è molto bello per un look più minimal. Mentre per il resto cambia poco e niente. Adesso andiamo a vedere un pochino le altre funzionalità, ovvero il control center e il notification center. Il control center è stato totalmente ridisegnato. È composto da questa serie di quadranti non riordinabili, ma alcuni di essi personalizzabili. Non c'è più presente la seconda pagina, quella per i controlli multimediali e quella per i controlli luminosità, toggle, robe varie, è tutto in un'unica pagina. Ed è veramente molto figo, secondo me. Qua tipo abbiamo quattro tag, uno potrebbe dire abbiamo meno opzioni di prima. No, ci basta tenere premuto e si espande. E anche questo qui a sua volta è personalizzabile, quindi possiamo andare ad aggiungere e togliere toggle. Abbiamo quello multimediale, dove possiamo regolare volumi, saltare canzoni e così via. Rotazione non disturbare, ovviamente non si possono andare a ingrandire perché non c'è niente da aggiungere. Nuovi slider del volume e della luminosità, bellissimi secondo me, veramente mi sono piaciuti tantissimo. Anche questi qua si possono andare ad espandere. Qua abbiamo altre shortcut, anch'esse personalizzabili e ovviamente compatibili con il Force Touch. Questo è per quanto riguarda il control center, dopo vi faccio anche vedere nelle impostazioni dove si va a modificare. Inoltre, ci tengo a specificare che hanno cambiato tante animazioni all'interno del sistema, quindi non è che adesso posso stare qui a mostrarvi tutte le varie animazioni. Di conseguenza, magari buttate voi in occhio, fate attenzione a come uso il telefono, come ci sono delle animazioni nuove. Magari poi via video non si nota neanche, ma fidatevi che ad usare vi accorgete che hanno cambiato praticamente metà delle animazioni e sono veramente belle. Passiamo adesso al Notification Center, che è praticamente sparito in quanto adesso si usa solamente la lock screen. Infatti, se io faccio uno slide dall'alto verso il basso, io ritorno alla lock screen. A destra ho la fotocamera, a sinistra ho i miei widget, e dopo vi faccio anche vedere un'altra novità per quanto riguarda i widget, mentre qua ho tutte le varie notifiche, per esempio quelle sul momento, adesso per esempio sto registrando lo schermo. Se faccio uno slide ulteriore dal basso verso l'alto, senza però partire dal fondo a fondo, tipo così, mi mostrerà tutte le altre notifiche meno recenti. Ora non ne ho, quindi non ne mostra, però ci sono. Una cosa che però non mi è piaciuta in questo caso è che non posso più andare a fare lo slide tipo laterale per andare a eliminare le singole notifiche, ma posso solamente eliminarle di gruppo oppure aprirle. Con uno slide dal basso verso l'alto torniamo nella nostra home screen oppure premendo il tasto home, insomma, quel tipo di sblocco rimane. Vi ho parlato prima di novità per quanto riguarda i widget, infatti se faccio uno slide verso sinistra notiamo che non c'è più l'orologio in alto che va ad occupare spazio inutile. È una pagina interamente dedicata ai widget e questa cosa secondo me è molto figa. Notiamo che hanno cambiato alcune icone, infatti tutte le varie applicazioni dell'Apple sono state aggiornate. Vi faccio vedere per esempio le foto. Possiamo vedere come
la home page dell'applicazione è leggermente cambiata, abbiamo questo stile Apple Music, un po' questo titolo grassetto lo troveremo praticamente ovunque. Poi per il resto però la galleria è rimasta uguale, cambia solamente la lock screen, scusate, la home page dell'applicazione. App Store invece è stata completamente ridisegnata. Questa qui è la nostra home page, dove tipo ci va a consigliare applicazioni, mostrare cose nuove. Abbiamo tipo anche le collezioni, questa cosa è molto carina, tipo apriamo e ci dà una collezione di applicazioni. Faccio anche notare che il testo è ancora in inglese, quindi è proprio ancora molto in beta. Devo dire che non l'ho ancora testato tantissimo iOS 11, quindi devo ancora un po' vedere come mi ci troverò con questo nuovo App Store, però a primo impatto sembra decisamente più carino graficamente. Insomma, vedremo. In giochi abbiamo una sezione dedicata interamente ai giochi, adesso ci metterò un po' a caricare perché io ho una connessione molto potente, quindi mi sembra giusto così. È analoga quindi alla scheda precedente, con l'unica differenza che è dedicata ai giochi. Poi abbiamo qua le applicazioni, che è analoga a Games praticamente. Diciamo che ho la sezione oggi, una specie di feed, chiamiamolo così. Poi abbiamo tutti gli aggiornamenti, qua insomma la ricerca, per il resto è rimasto uguale. iTunes Store va anche un pochino a rinnovarsi, ma non troppo. Adesso magari attendiamo che carichi anche qui. Come detto, appunto, va a rinnovarsi, ma neanche troppo. Hanno tipo cambiato qualche aspetto minore. Si sono limitati in questo caso a cambiare solamente l'icona per renderla in linea con l'App Store. Andiamo adesso a vedere un pochino di impostazioni all'interno delle impostazioni. Vediamo subito che graficamente un pochino va a cambiare. Abbiamo il banner in alto che occupa una porzione non indifferente di spazio, con la ricerca rapida e l'impostazione in stile grassetto, insomma, come abbiamo visto nell'App Store, nell'Apple Music e così via. Come sempre, già dal 10.3 abbiamo qua la nuova pagina dedicata al nostro profilo iCloud, mentre per il resto le impostazioni sono rimaste pressoché le stesse. Scorrendo appunto in giù vediamo che le impostazioni non cambiano tanto, notiamo solamente che Siri ha cambiato icona, in effetti hanno un pochino modificato la grafica di Siri. Per ora in Italia Siri rimane lo stesso, cioè ho fatto un po' di test, hanno detto che introdurranno una voce meno robotica, che inizierà ad apprendere meglio il linguaggio, così insomma continueranno a migliorare Siri, però ora come ora con i test che ho fatto è identico a quello che c'era anche prima, io non ho trovato differenze almeno. Poi, andando in generale, iniziamo a notare qualche piccola differenza. Innanzitutto, se andiamo in fondo, vediamo che c'è la possibilità di spegnere il dispositivo da qua. No, non so a cosa possa servire, c'è l'opzione, va bene così. Mentre se andiamo a vedere spazio libero su iPhone, hanno finalmente deciso di cambiare un po' le cose. Hanno messo il raggruppamento in base alle categorie, qualche consiglio per ribellare spazio. E poi sotto, il tempo che magari carica, ci mostrerà l'utilizzo dello spazio sul nostro iPhone, decisamente meglio rispetto alla vecchia versione. Vi ho parlato prima di personalizzazione del centro di controllo, infatti se andiamo qua possiamo vedere come abbiamo, un po' come nei widget, no? Abbiamo tutti i vari, le shortcut disponibili, possiamo andare a riordinarle, a rimuoverle o ad aggiungere. Ce ne sono varie disponibili, sono sicuro che nel tempo ne aggiungeranno e magari si apriranno anche gli sviluppatori, quindi anche gli sviluppatori potranno aggiungerle. Ma questo qua magari con iOS 12 credo che per ora ci dobbiamo accontentare di questo. Queste non sono per nulla tutte le novità di iOS 11, sono solamente alcune, quelle di maggiore rilievo, quelle che io ho trovato. Insomma, la lista completa non esiste ancora, potete averne anteprima magari dal sito Apple. Sta di fatto che su Reddit è presente un link che vi porterà ad un documento su Google con la lista di tutte le novità che man mano vengono trovate dagli utenti, sia iPad che iPhone. Di conseguenza, se avete Reddit, avete scoperto qualcosa di figo, potete andare a segnalarlo lì sul post con Reddit, così la lista verrà aggiornata. Il link lo lascio in descrizione, così anche voi potete vedere insomma quali sono le varie novità introdotte con iOS 11. Per quanto riguarda l'installazione, avrete bisogno di un profilo da sviluppatore, in quanto la beta pubblica ancora non è disponibile, credo che arriverà nell'arco di una settimana. È ancora in fase beta e si vede, visto che ci sono molti lag, vari scatti, vari bug, anche qualche glitch magari, e drain di batteria. Quindi, diciamo che nel daily use secondo me è perfettamente utilizzabile, io lo sto usando praticamente da quando è uscito, ovviamente è un tempo troppo breve per tirare già delle somme, però sta di fatto che non mi ha compromesso l'utilizzo, lo uso come se avessi iOS 10. È vero, sono un po' di scatti, robe così, ma insomma
roba superficiale, visto che iOS 11 secondo me è veramente troppo bello e adesso non riuscirei a tornare indietro. Ci si mette magari un attimino per abituarsi, però insomma nulla di grave. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo aggiornamento nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video con il sequel, ovvero con la versione su iPad. Da Fucatec è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.